benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi ho comprato il quotidiano Il Giornale, diretto da Alessandro Sallusti. È lunedì 14 2014. Ho preso apposta Il Giornale oggi perché volevo farmi due risate, perché ho detto: quali chicche mi può regalare Il Giornale parlando di Sallusti, che è assolutamente inaccusabile? Perché Sallusti, per qualsiasi giornale di destra, dell'Utri, per qualsiasi giornale di destra, è ovviamente innocente, lo è per partito preso. Perché? Perché se Berlusconi fosse la tessera numero uno di Forza Italia, dell'Utri è la tessera numero due, è il cofondatore di Forza Italia, è il suo braccio destro da sempre. Quindi non puoi accettare che dell'Utri sia ingabbiato per mafia, perché automaticamente la cosa si rifletterebbe definitivamente anche su Berlusconi. Sarebbe la prova finale, che francamente non ce n'è neanche bisogno, comunque sarebbe l'ennesima prova finale della colpevolezza e dei rapporti che Berlusconi ha intessuto in 30-40 anni con la mafia. Ma andiamo a pagina 9, dove ci sono alcuni articoli molto interessanti, molto divertenti direi. Vi leggo due articoli, però lo dividiamo in due video perché sennò viene troppo lungo, quindi vi faccio il primo articolo, che è scritto da Vittorio Feltri, il quale dice: rifugiarsi in Libano è stata la scelta giusta. Perché secondo Vittorio Feltri, se tu hai i soldi e sei condannato, è giusto che scappi all'estero, possibilmente in un hotel 5 stelle, e te ne fotti dalla giustizia italiana. Scrive Vittorio Feltri: d'altronde, perfino i libanesi, che non sono maestri di diritto, si renderanno conto che il concorso esterno è qualcosa di astratto, per non dire assurdo. O sei mafioso, o non lo sei. Non si sono mai visti, per esempio, un rapinatore che non ha mai rapinato, o un ladro che non ha mai rubato. E qui viene il mio commentino. Caro Sallusti, sì, si sono visti. Perché se io, diciamo, faccio il domestico in una casa dei ricconi, ho le chiavi di casa, le vado a dare a una banda di rapinatori e poi magari gli do anche la combinazione della cassaforte, non sono io che vado di notte a rapinare le persone, magari non sono io che picchio i proprietari di casa, non sono io che mi fotto i soldi, magari i rapinatori non mi daranno neanche una parte di quella del bottino, ma in ogni caso sì, sono colpevole, ho concorso alla realizzazione di una rapina, anche se non sono il rapinatore. E perché uno deve scrivere delle cazzate cosmiche di queste dimensioni? Che basta ragionarci un secondo per capire che stai dicendo una minchionata? Perché per quanto Vittorio Feltri sia una persona intelligente, è pagato da degli indifendibili e quindi deve scrivere delle cose incredibili pur di portare a casa lo stipendio. Mi fermo qui perché, come detto, farò due video oggi. Il secondo, che è molto meglio del primo, perché sul secondo viene veramente il succo grosso delle cazzate su dell'Utri, scritto da ben Vittorio Sgarbi, imperdibile. Quindi ci vediamo appena avete tempo, guardatevi il secondo video, sempre su dell'Utri, e questa volta la difesa di Vittorio Sgarbi.